Ai telespettatori di Narrazioni ben ritrovati. Andiamo a scoprire un nuovo mondo e un nuovo volto della Basilicata, quello di Aurora Martinelli. Benvenuta. E andiamo a scoprire quello che è il suo progetto, che si chiama La Spiga Viola. Aurora, che cos'è questa Spiga Viola? Ce lo vuoi raccontare? Certo. Allora, La Spiga Viola è un progetto che è partito più o meno un anno fa. L'idea mi è venuta così, mi è nata spontanea perché ho sempre avuto la passione per le piante e per il giardinaggio. E quindi, dato che avevo piantato queste 14 piantine nel mio giardino, ho deciso di... Che sono piantine di lavanda. Sì, di lavanda. Ho iniziato con la lavanda perché è una delle piante più facili da curare, è abbastanza rustica e richiede poche cure perché in inverno riesce a sopportare temperature anche abbastanza basse e in estate riesce invece a sopportare le temperature elevate, quindi è una pianta diciamo che si adatta molto bene al nostro territorio. E ho iniziato con questa pianta proprio perché mi è sempre piaciuta. Sia per via del suo profumo, sia perché appunto facile da curare. Una pianta versatile, sì, diciamo. Sì, molto versatile. Abbiamo anche qualche immagine di quelle che sono le tue produzioni. Sì, sì. Ho iniziato a produrre prodotti prevalentemente per me all'inizio. Poi dopo ho visto che qualcuno ha iniziato ad essere interessato in questa cosa e da lì ho iniziato a fare i miei primi mercatini. Ho iniziato, il primo in assoluto è stato a Natale e poi dopo ho continuato con un altro ancora che si è tenuto a Lago Pesole e l'ultimo è stato alla Sagra del Baccalà qualche settimana fa. E diciamo che tu fai tutto sostanzialmente, cioè sì. Ti sei occupata della piantumazione, della lavanda, dall'inizio, la curi, e lo fai completamente da sola? Sì, sì, tutto fatto da me, dall'inizio alla fine, praticamente sia dall'impianto fino alla raccolta del prodotto e appunto la trasformazione sì. Perché adesso vedevamo che fai, anche queste foto diciamo sono fatte sì, anche quelle foto. Sono delle foto anche molto artistiche. Grazie. Fai un po' di prodotti, diciamo dal canonico, cestino insomma con le candele o ancora il sacchettino con la lavanda per gli armadi, e queste candele ci dicevi sono tutte biologiche. Sì, tutte biologiche, ovviamente sono produzione artigianale, quindi fatte colate proprio a mano da me e sono fatte con cera di soia biologica e cera d'api. La cera d'api è di provenienza locale, quindi è super biologica, di una persona di Potenza, quindi è proprio della zona. Vengono colate ad una data temperatura, poi dopo vengono trasferite nello stampo oppure nel vasetto. Tra l'altro sono vasetti anche che cerco di riciclare proprio per non dover mettere in circolazione nuovo materiale, quindi anche riciclaggio. Quindi c'è anche sostenibilità. Sì, anche alla base sostenibile, di questo, sì. E quindi poi dopo ad una certa temperatura vengono inseriti sia la fragranza che magari eventuali colorazioni, perché infatti cerco di fare tutti i colori per variare anche il tipo di candela o comunque forma. E diciamo che alla base di tutto c'è anche uno studio, certo, molto approfondito. Sì. Tu hai preso una laurea, sei laureata in biotecnologia. Non sono ancora laureata, sto terminando gli studi qui in biotecnologia a Potenza e mi è sempre piaciuta un po' la scienza, la biologia, infatti mi piacciono le piante, gli animali, che si vede. E niente, praticamente da lì, proprio perché si tratta di produrre prodotti grazie appunto proprio alle cose che si trovano in natura, quindi dalle piante, dalle sostanze che si trovano in natura appunto, quindi da lì la trasformazione di questi prodotti in qualcosa tipo alla fine concreto. Quindi diciamo i tuoi studi vengono applicati alla natura, sì, quello che ti, sì, che alla ti trasformazione circonda. Della natura in prodotto. Hai cercato di rendere i tuoi studi, che ricordiamo tieni qui in Basilicata, all'Università di Basilicata, e hai cercato poi appunto di rimanere poi nella tua terra. Sì, sì, sì. C'è un messaggio che possiamo dare da questo punto di vista, sì, anche certo, ai tuoi coetanei. Certo, io ho deciso, vorrei cercare in tutti i modi di rimanere in questa terra perché a me piace molto e secondo me ha una bellezza che va osservata in un certo senso, perché che magari non è così d'impatto, però poi dopo se conosci appunto la natura, quello che ti circonda, rimani poi sempre sorpresa, perché si incontrano magari delle cose che tu pensi di guardare solo nei libri e poi invece li vedi che sono a due passi lì di fronte a te magari. E tu hai fatto proprio questo, dai libri, sì, di biotecnologia, sì, alla natura. Allora, noi ti ringraziamo anche per questo bel messaggio che hai voluto lanciare e diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata.